con uno dei volti più importanti della televisione di oggi. Lui è abituato ai tappeti rossi, però quello che stiamo per vedere è un tappeto rosso particolare. Guardiamo questo tappeto rosso. Di lui ha detto: sono domatore, clown e qualche volta spazzo anche la cacca dei cammelli. Signore e signori, Paolo Bonolis. Buonasera, buonasera. Benvenuto, benvenuto Paolo, questa è la tua. Buonasera signori, buonasera. Eccoci. Buonasera, buonasera a voi. Ah, attento perché queste le sono... Le Chesterfield sono antropofaghe, ti succhiano. Ti succhiano, ti prego. Senti, ma com'è la cacca del cammello? Perché non so se l'hai mai vista. Ha delle peculiarità affascinanti. Da spazzare proprio... Da spazzare, se lavori nel circo devi fare tutto quanto e quindi capita anche di dover spazzolare questi montarozzi fetenti e corposi del cammello, del camelide. Lui è così, e lui ha questo linguaggio alto, basso, cioè gestisce con il lessico con grande... Cerco di cavarmela d'impaccio, da che sono stato accolto con una montagna di merda, perdonami. Ma non la... Guarda che studio, guarda tutto, guarda, Bonolis ovunque. Dappertutto. Verrebbe voglia di cadere in autoidolatria pagana. Allora, sai, narcisismo delle nostre cose. Guardate questo libro. Perché parlavo da solo. Parlavo da solo. Che poi è curioso che uno, un conduttore abituato a parlare, parla da solo, sembra anche uno che si chiude, si parla. Ma teoricamente un conduttore parla sempre da solo in realtà. Però questa è stata una circostanza della mia vita, un periodo nel quale mi sono accorto di parlare spesso da solo, di qualunque tema, e ho pensato fosse una sorta di piccola patologia, quindi per coprire questa patologia mi sono messo a scrivere quello di cui andavo cianciando per i fatti miei. Alcune persone hanno visto questi scritti e mi hanno detto: perché non li pubblichi cercando anche di riempirli di argomentazioni in più, perché sono tutti scritti abbastanza brevi, sono quelli in corsivo che trovi prima di ogni capitolo. L'ho fatto ed è stata un'esperienza particolare, perché tra la parola e lo scritto c'è una profonda differenza nella comunicazione. Quando parli hai la possibilità di utilizzare, per spiegarti bene, per dire quello che vuoi dire, puoi utilizzare il cambio del tono, puoi utilizzare la gestualità, puoi utilizzare l'ammiccamento. Nella scrittura tutto questo non c'è. Quindi devi ricercare la giusta parola, la giusta frase, la giusta cadenza delle frasi, delle coniugazioni dei verbi, eccetera, per poter dare quel concetto che effettivamente volevi esprimere. E già che il libro, sto andando a ruota libera, e già che il libro tratta tutta una serie di argomenti che appartengono alla vita di tutti quanti noi. Partiamo da uno, guardiamo questa fotografia. Fotografia che... Questa è la copertina del libro. Ho detto, fate vedere bene la copertina, perché viene gratis in amicizia, quindi voglio dire, almeno facciamo... Vod'Antonio. Ecco, mi fate vedere la fotografia, quella che avevo chiesto, che a me fa dolore vedere, ma che vorrei far vedere. Però se non riusciamo a farla vedere, basta... Ecco, forse questa. Guarda un po'. È una forma di religione. Una forma di religione tempestata di vari santi, come vedi. C'è un calendario fatto da 11 santi. Non è che come santi hanno delle facce un po' strane. Guarda Lautaro in mezzo, mi sembra un po' più vicino al demone come faccia. Guarda quello... Pensa che la tua santificazione prevede Chiellini, quindi ci sono anche delle situazioni anche più inquietanti. No, dai. Ecco, hai detto che il calcio nel libro è lo sport che, cioè, qualcosa che ti dà molto. Sì, è uno sport sicuramente affascinante. È il tuo sport. È il mio sport che continuo a praticare in maniera impudica. Insomma, abbiamo giocato anche qualche volta insieme. Sì. Devo dire che anche tu non hai pudore a praticarlo. Mai aver pudore, no, perché se avessimo pudore non saremmo manco qua, perché è un po' faccia da culo l'abbiamo. È uno sport che...
È uno sport che mi ha sempre affascinato guardarlo e praticarlo, perché è pieno di variabili e prevede, ma poi c'è anche la fisicità, c'è la fisicità, no? C'è la fatica che prevede, e la fatica è una cosa che mi ha sempre affascinato. Quando faccio qualcosa, qualunque cosa, io do tutto quello che ho a disposizione, torno magari stremato, adesso all'alba dei 60 anni ancora più stremato, con periodi di recupero. Però torniamo a casa soddisfatti di aver fatto qualcosa che ci ha dato ci ha dato gioia proprio perché era faticoso. Io credo che la fatica è importante, perché è la fatica intrapresa in quello che fai che dà veramente valore alle cose. Quando non fai fatica, la cosa che acquisisci perde totalmente valore. Se fai fatica, il valore è sempre più alto rispetto alla fatica intrapresa. Adesso devo dire, oh, questa era Gagliarda, eh? Questa proprio è venuta così. Beh, tu sei un funambolo del lessico, però c'è un tanto però. Sei funambolo nel lessico quanto ti devi preparare. Si è saputo anche tra i ragazzi, diciamo, della tua squadra, che insomma pare che Sonia, tua moglie, si lamenti un po' del fatto che tu la trascuri per l'Inter. E c'è un giocatore in particolare che ha avuto la notizia. Sentiamo. Ciao Paolo, ci ha detto tua moglie che la trascuri un pochettino negli ultimi anni, anzi parecchi anni. Ci ha detto che a casa hai una stanza solo dedicata all'Inter. Mi raccomando, ogni tanto invece di andare in stanza vai da tua moglie e fa le due coccole. A parte gli scherzi, vi mandiamo un grandissimo bacio, un abbraccio grande e sempre forza Inter. Ciao. Grande Danilo. Caro Danilo, era ovvio. Qui si è sparsa voce a San Siro. Era ovvio che stesse scherzando, certo, perché ogni volta che accosta a mia moglie nasce un figlio. Quindi, sì, una roba pazzesca sei. Se permetti, preferisco ogni tanto vedermi una partita, perché se no fortuna diventa ingestibile, non è più una famiglia, è un charter. No, ma mi viene da ridere, per una volta a Sanremo andai a trovare, c'erano altre persone in stanza, Antonella Clerici in camera da letto suo in albergo. Ah. No, l'ho detto subito perché sapevo che tu arrivavi lì. C'era io arrivo, tu vai e arrivo io. No, ma io lo dico perché andai a trovarla, e mentre eravamo lì a che si parlare più del meno, sentiamo. Dio, ho detto, ma cos'è sta roba su? Sentì un casino, una roba bestiale. Antonella mi guarda e fa, non ti preoccupare, è Paolo che sta guardando l'Inter. Cioè, tu quando vedi le partite, io pensavo fosse una coppia presa dal no, rigor, no. Dal rigor, hai capito? Il rigor il rigor prende, sì. E quella cosa lì, e invece... No, sono spasmi. Sono spasmi. Ma cosa è che? Beh, perché ma come che? Sai... Perché l'Inter... Ma è vero, ma non sto scherzando. No, non lo so io, quel tumulto che sentivi, se fosse l'Inter mi fosse venuta a trovare Sonia. Io adesso non lo so. O forse Antonella diceva che era forse l'Inter. Era Sonia con la maglia dell'Inter, ecco, io non lo posso essere. Sapere. Ogni tanto nei periodi di calo del desiderio mi si veste da Skriniar. Skriniar, diciamolo, che è centrale difensivo dell'Inter. Adesso esterno sinistro. Ah, sì. Della nuova ottica. Ecco perché contiana. Ne prendete sempre tanti. Non quanti voi. Ah, no, va bene. Tra poco c'è anche Mentana, quindi in collegamento. Quindi parliamo adesso, tra poi voi se due. Parla più. Dopo è finita, quindi... Parte mitraglia e buonanotte. Altra fotografia. Prendiamo un po' la tua storia. No? Tu hai fatto un programma bellissimo dove giocavi con le fotografie. Eccola qua, la fotografia è quella di Paolo Bonolis. Mi piace questa. Molto perché è bella vedere Bonolis. Ma in realtà io vorrei vedere... Questo è Peter Pan, vedo lì. Peter Pan era senza le fotografie, quello con le fotografie era il senso della vita. Ecco. Peter Pan era un programma che facevo con i bambini. No, tra l'altro bambini, a differenza degli altri che erano tutti bravi in qualcosa, bambini normali, erano bambini assolutamente. Erano bambini normalissimi che ai quali permettevamo di poter incontrare personaggi che vivevano in televisione, che vedevano nello sport, che vedevano o che di cui sentivano parlare, eccetera, eccetera. Questa trasmissione a me è piaciuta molto farla nelle prime edizioni. Poi abbiamo fatto un'ultima edizione che ho sconsigliato anche Mediaset di affrontare, però l'hanno dovuto affrontare lo stesso, perché ormai si era creato un divario profondo tra i genitori e i figli. Cioè, mentre prima la televisione, ad esempio, era qualcosa che si guardava in comune con i ragazzi,
in questi ultimi anni i genitori continuano a guardare magari la televisione, ma i bambini ormai vivono su altri vettori, vivono su internet, vivono sulla rete, eccetera. I loro personaggi non corrispondono più ai no, quindi non c'è uno sposalizio di persone. E infatti quando arrivavano i personaggi che potevamo chiamare noi, della televisione, dello sport, eccetera, i bambini li guardavano come fossero degli alieni. Quando chiamavamo quelli per i bambini, cioè quelli che venivano youtuber, eccetera, i genitori li guardavano come degli alieni. Quindi Ciccio c'era Gamer, questo, per esempio, quello famoso Ciccio... C'è Ciccio Gamer, ad esempio, sì, di cui è appassionato mio figlio Davide. Sì, si è creato una sorta di digital device tra famiglia. Quindi dici, a quel punto bisogna staccare. Però mi è sempre piaciuto cavalcare la bellezza dei bambini, perché sono... a una certa età ancora erano quantomeno privi di sovrastrutture. Ecco, ma essere, diventare padre, tu la più piccola credo abbia 11 anni. La più piccola ha 11 anni, il più grande 35. Quindi vuol dire che uno fa un figlio molto giovane 23 anni primo. E cambia per... Cambia tutto, perché a 23 anni non hai ancora quel senso del noi, almeno io non lo avevo. Quel senso del noi, quel senso della famiglia che è necessario per poter mantenere le redini di una responsabilità così importante. Dopo ti rendi conto invece quanto sia necessario dire solamente noi e non dire io, quanto gli altri diventino più importanti di te. E a quel punto quella loro maggiore importanza dà importanza anche a te stesso. E quindi dedicarsi ai figli è qualcosa che ti riempie l'esistenza, laddove prima ti appariva come un ostacolo, una privazione per tante altre occasioni della vita. Tu scrivi qui perché parlavo da solo, poi lo dedichi però ai tuoi figli. Fondamentalmente il libro è dedicato a loro. A me piacerebbe oggi poter leggere un libro scritto da mio padre, nel quale avesse raccontato ciò che realmente era, ciò che veramente sentiva, per potermi confrontare con il suo ricordo, con il suo pensiero. Questo libro ha una prerogativa che mi sono voluto concedere: è totalmente privo di ipocrisie. Credo che ci siano alcuni capitoli che non mi creeranno delle amicizie particolari, però ho detto quello che penso e l'ho motivato in tema religioso, in tema politico, in tema di immigrazione, in tema di tecnologia, in tema di rapporti familiari, di sentimenti e di modi di affrontare l'esistenza. I figli che cosa ti hanno detto, quelli più sono grandi? Sono ancora piccoli. No, quelli più grandi. Allora, il più grande di tutti, Stefano, è in viaggio de nozze e del libro gliene può fregare de meno, perché adesso credo si stia riproducendo. Beh, starà anche lui facendo come facevi tu quella notte che io ero dalla 13, esatto. C'era il rumore sopra. Esatto. E quindi tra poco scusa, potrei... eccola qua. Eccolo là, vedi? Guarda. Eccolo là. E tra poco diventerò nonno Paolo, probabilmente. E quindi lui ora è in Sudafrica a fare il viaggio di nozze. E quindi ti ripeto... non credo che abbia tempo per leggere il libro. Quindi l'altra quindi figlia... diventi nonno tra un po'. E ti chiedo, devi guardare lui e lei. Cioè, io adesso non lo so. Io attendo fremente di provare questa sensazione, ma non lo so. Se no, credo... perché mio padre, quando divenne diventato nonno, perché dicendo, guai a chiamarlo nonno. Cioè, ci sono voluti anni prima che lui accettasse di essere chiamato nonno. Ognuno ha gli irrisolti suoi. Io sinceramente non ho problemi. Cioè, sono sempre io. Mi puoi chiamare nonno, ma mi puoi chiamare pure imbecille. Sempre io sono. Non è che... cioè, ho abbastanza fiducia in me stesso. Se fosse per lui, neanche queste poche fotografie che ritraggono la sua vita privata potremmo vederle probabilmente. Solo grazie a Sonia... credo che le pubblichi poi Sonia, o ti costringe a pubblicarle queste fotografie. Sonia è un po' come Matahari, nel senso che fa la spia di quello che facciamo. A lei piace cavalcare il mondo dei social, eccetera. Noi siamo grati di questa cosa. Sì, io non ho questa passione nel mostrare la vita privata, però devo dire che lei quello che mostra lo mostra... Sì, sempre con eleganza, insomma, non c'è niente anche di... anche se poi a volte va al centro di polemiche incredibili, me la ricordo quando abbiamo ospitata, che tra l'altro una in gamba risponde alla grande, però facciamo vedere questo passaggio, che lei molto abile sui social, però tu meno, andiamo. Io proprio no. Sì, sei come me, dai. Ho pubblicato un'altra volta una foto di me e Paolo, messi in bianco separati. E nero. Sì, separati. E ho scritto aia. Life, amici mai, no, amici sempre, life, changing lives, always there for you, pick by Marco Salvati. Però
però che cosa poteva pensare? Che vi potete separare. Ecco, invece che invece... hanno scritto che belli che siete, bellissimi. Cioè, non hanno capito niente. Non hanno capito niente, perché non li leggono. Allora, voglio dire... Guardano solo l'immagine. Guardano l'immagine. E non percepiscono. E non percepiscono. Non è riuscita... Mi concedete sì. un attimo di sincerità? Non ho capito una mazza. Che cosa aveva detto? Dice, Swiss, è stato un po' così, però diceva che nel momento in cui pubblica questa foto che poteva nascondere una separazione, dai subito, come mai non sono vicini ma sono leggermente spostati, anziché concentrarsi su questo si erano concentrati su altro. Ah vabbè, dove poggi l'attenzione che poi si costruisce sì. la tua parziale verità, no? E questo capita anche nella possibilità, come dico nel libro, di accedere a una discreta serenità nell'esistenza. Se guardi sempre quello che ti manca, ecco, e non quello che c'hai, vivrai sempre male. Però insomma. A te questa roba qua... Non... No, io non... Cioè, sei come me, io, non... io lo trovo un po' in perdita di tempo. Non lo so, guarda, ognuno che poi... Cioè, ne discutete in famiglia o no? Due posizioni così l'abbiamo diverse. Discusso per qualche tempo, ne abbiamo discusso per qualche tempo, però poi credo perdere. Che ci sia, no, credo ci sia nella, nella libertà di ciascuno, come dire, avvolgere la propria esistenza con la carta da regalo che preferisce. Io ho, però, e nel libro ne parlo parecchio, ho una perplessità forte nell'utilizzo dell'iPhone, soprattutto per i più piccoli, è una cosa che secondo me è sbagliatissima. Credo che così come per la macchina, così come per tante altre cose, l'iPhone dovrebbe essere una cosa utilizzabile dopo una certa età, per permettere ai ragazzi di non perdere quelle potenzialità che altrimenti vengono vampirizzate da quell'apparecchio. Potenzialità mnemoniche, potenzialità di senso della fatica e dell'attesa e anche della noia, potenzialità nei rapporti interpersonali. Ormai potenzialità c'è un isolamento di linguaggio totale, eh? C'è un isolamento, c'è una rarefazione del linguaggio, c'è una rarefazione delle potenzialità mnemoniche. Certo, credo che prima un ragazzo fatica. Debba formarsi analogicamente e poi affrontare quello che sarà il mondo digitale. In realtà il mondo digitale non è un problema se lo usi, è un problema se ne abusi, ma la natura umana finisce quasi no, sempre per abusare. Però di recente, l'altra mercoledì sera ero da Lili Gruber, parlavamo con una politica, la Cirinna, che ha un problema serio di tumore, eccetera, l'ha sempre dichiarato, ecco, è stata bersagliata di insulti pesantissimi. Ecco, trovo che molto spesso e sempre di più il peggio di noi va a finire lì. Ma certo, quando non devi affrontare una persona a deviso, puoi permetterti quello che ti pare. Essere degli acchi, quindi. Beh sì, l'anonimato aiuta a celebrare le proprie miserie. Se invece una persona glielo devi dire in faccia, rischi pure che pinca il sotto in bocca. E questa è una cosa che ti fa crescere, perché se hai veramente voglia di dire qualcosa di pesante a qualcuno, devi essere ben motivato per dirglielo in faccia. Di nascosto siamo capaci tutti a fare tutto. Ma questo poi ti fa crescere con una potenzialità vigliacca che finisci per esprimere un po' troppo spesso. Non lo so, a me fa un po' paura. Fa un po' paura soprattutto per i più giovani. E con loro? Con i tuoi figli più giovani? Con i miei figli cerco di gestire questa cosa, cercando di spiegargli qualcosa che non gli posso sottrarre per il momento, cercando di limitarlo nel possibile e cercando di fare in modo che ne facciano un uso e non un abuso. Io vedo anche nelle ricerche. Ti ricordi quando facciamo le ricerche a scuola? Facevate ricerca a scuola voi? La ricerca sull'opossum. Che dovevi fare? Dovevi andare a cercare l'immagine dell'opossum, dovevi andare a ritagliare la foto dell'opossum, dovevi fare così, poi prendi la coccolina e attaccavi l'opossum, poi dovevi leggere quello che diceva dell'opossum e scriverlo sotto l'opossum. Questa fatica ti faceva permanere nella memoria l'opossum. Quello che faceva l'opossum. Oggi ricerca sull'opossum, opossum, fatta. L'opossum è un alieno nella testa tua, non lo puoi sapere chi è l'opossum, sai che è un tasto che produce immagini dell'opossum, ma dell'opossum non sai niente perché non fai la fatica che ti dicevo prima, sì, quindi perde valore. Sono solidale. Sei solidale. Sono su questo, sono assolutamente. Facciamo vedere una foto che invece lo renderà felice, perché col cibo ci sa fare, quindi facciamo vedere la fotografia. Buoni bucatini matriciani. Come si fanno bene, devi farli. Ecco, ma chi è che in casa tua, perché io ho un filmato, avevo l'altra volta che eri venuto, avevo fatto vedere un filmato dove tu cucinavi
al posto di Sonia e quindi non ho capito se casa tua. Beh, certe volte quando vengo liberato dai ceppi a cui sono tenuto, faccio delle cose buone. Io faccio il ragù di pesce, che è buonissimo. Perché io il pesce prima vado a pescarlo. Sai che con chi vado a pescare spesso? Con Carlo Conti. E Conti sta sempre a pescare, infatti. Ma è una pippa totale. Cioè, ma come una pippa? Sono cent'anni, io me lo sono immaginato a pescare... come la Moby Dick, come il romanzo Moby Dick. No, non è possibile. No. Ma mi ha raccontato dall'infanzia, stava lì su sta barca. Dante è bravo come conduttore, come pescatore, una pippa pazzesca. Ma perché? Come fa? Mette e poi la canna, non butta si muove così. Mai il suo galleggiante. E lui fa, Madonna buona, che non c'è niente oggi. E intanto quelli accanto... E lui che smadonna, perché poi sai che... Sì, poi i toscani sanno il calendario a memoria. Tutto questo avviene su un Toscana, dove va lui, dalle parti di Orbetello, Anche a Orbetello andate a pescare. Perché, se può? No, chiedo, perché io, sai, lì ci sono i pesci, ci sono i pesci, no, sì! No, ci sono proprio quelli lì, dove li fabbricano in pratica. Ma che li fabbricano? Li fanno finti, li tirano su in allevamento. No, andate lì perché ci sono quegli allevamenti. Poi tornate a casa e guarda qua. Ma pensi che siamo tutti della Juve? Oh, ma anche dopo il VAR mi devo sentire questo. Anche dopo il VAR. Devo subire queste cose. Poi dopo ieri è meglio che non dica niente tu, perché ieri... con il gol del pareggio, con quel braccio 30 km fuori, non ho capito. Ogni tanto le righe da noi tirano in un modo, all'Inter in un altro, non lo so, ma comunque tutto libero. Cioè, non ho capito, ma guardate che io sono come tua non moglie. Non perdete mai non è l'arena, perché qui vengono dette cose che neanche ai tempi di Hubbard venivano dette. No. Devi far venire tua moglie, col linguaggio si appiccichi a tua moglie. Quindi Carlo Conti. No, non parliamo di Carlo Conti. No, ma è una delusione. Io me lo vedevo pescatori, quelli, sai, tipo Nostromo, sì. No? Nostromo. Dal tonno. Pescatolette. Ecco, sul tonno me lo vedevo pescatore. Niente, una delusione. Niente. E tu peschi di più. Io sono bravo. E poi faccio anche il ragù, che è molto buono. Perché ci vogliono dei particolari ingredienti, lavorata la cottura... Ci vuole un po' di peperoncino, ci vuole del vino bianco, devi fare rosolare bene sia l'aglio che la cipolla, devi tagliare bene il pesce. E intorno devi avere qualcuno che ti disturba o anche essere un po' solo? No, non è un problema, non è un problema. Non ti dà fastidio se Sonia sta lì? Al limite scalcio, dico, però... no, mi piace lavorare a fare quello, però questi mi piacciono di più, i bucatini matriciani, perché è di Roma. Quando c'è il guanciale buono, quando c'è tutte queste cose. Ma detto così sembra che vieni dalla FAO, te. Hai tirato un sospiro come a dire... Dico una pasta... No, perché no, io da solo, no? Vivendo solo... Un attimo, sta dicendo che vive solo... È il momento della piccola fiammiferaia. Ecco, allora. Nella solitudine ci sono solo scatolette, una roba triste. Perché poi... Perché devo cucinare per me da solo? È triste, cioè non perdo tempo, capisci? Mentre tu hai tutta una famiglia, c'hai Carlo Conti che ha il surgelatore coi pesci, queste cose qua. Vengo a fare un corso accelerato. Ospitami una sera. Bene, dai. E così chiudo la mia solitudine. Mi trasferisco. Abbiamo un'altra fotografia? No, abbiamo di più. Porca miseria. Perché se lui è fedele a sua moglie... e la tradisce solo, come hanno detto anche i giocatori dell'Inter, con la sua squadra nell'azzurra, in realtà convive da tempo con un uomo. Guardate chi è. Abbiamo trovato un'immagine straordinaria che racconta il loro rapporto quasi fisico. Ma di che? Che non c'ha? Ma perché? Oggi è così. Che c'è? Scusa, non c'ha la voce a cantare. Guarda, perché mi guarda, signora, scusi. Ma io ce l'ho con me. Ce l'ho con lei, non mi può guardare. Io non posso andare a ragazzina mia. Ma perché
ride. No. Allora, no, no. La realtà era vera. Ma certo, era vera, o era vera. La realtà è che era un periodo che io e Luca vivevamo insieme e la sera prima avevamo visto Totò Truffa. Il giorno dopo alla registrazione c'è stata la vecchia che aveva questa parrucca in testa che per una serie di cose gli si è spostata come Totò nel film. E quindi Luca non riusciva a parlare e a cantare perché c'aveva questa che era uguale a Totò. Quando fa. So. Lei che fa con le donne, le spoglia nude, spogliatoio. E quello era uguale, hai capito? Vabbè, io con Luca ho un rapporto da 30 anni e passa, insomma. È un rapporto molto bello. Lui vive un mondo suo. Ma lui vive proprio un mondo suo. Sì, sì, lui vive in un mondo suo. Ma perché la gente si chiede, molti ancora da casa. Riescono a creare delle cose che sembrano davvero, ma sono vere. Sono vere. Perché lui è così. Sì, 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 sì. Lui vive una sua esistenza, un suo modo di pensare, un suo modo di vedere il circostante, che è diverso dalla consuetudine. E questo lo rende molto particolare e molto vero. Però è stata una chiave anche di successo. Ma no? Certo. E certo, poi tu certo. Condividi, nel senso che molti tendono a non avere coppie vicino, cioè qualcun altro. Tu invece ho visto che questa coppia l'hai portata sempre ovunque, è una forza, anche una parte del tuo successo. È una forza, è un'occasione per svisare qualsivoglia tipo di argomento, e poi a lui voglio un bene dell'anima, quindi è così. Maestro insomma. Laurenti. Adesso un altro filmato, nella sua storia, credo che di politica, da un punto di vista di televisivo, non se ne sia occupata, forse... Nel senso della vita, hai fatto qualche intervista a qualche politico, però non è al centro della tua attività. E no. Tutti si sono sorpresi quando, che poco tempo fa, è andato a trovare alla famosa Leopolda Renzi, Matteo Renzi, e facendo un duo molto particolare, cioè anziché farsi fare le domande, se le faceva fare. Guardate. Ladies and gentlemen, signore e signori, Paolo Bonolis! Buonasera, ciao Matteo. Homegrown alligator, see you later. Buonasera. Tieni. E questo è un poncio degli Intillimani, così. Perché? Così c'è qualcosa di sinistra ancora. Con Laurenti siete una coppia comica dai... No, quella è un po' la storia dello spettacolo italiano, voglio dire, è cominciata dagli albori, insomma, Totò e Peppino, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Stanlio e Ollio, che ti devo dire, Boldi De Sica. Oggi ad esempio vanno fortissimo Salvini Di Maio. Vedi? Era lo scorso anno. Sì. I due non, neanche più coppia fanno. Lo so, purtroppo è il periodo dei divorzi, delle... Gli amori finiscono. Gli amori finiscono perché non ci si dedica. Ma qui chi è che non si è dedicato, secondo te? In questa coppia? Lì... Ma sai, la politica fondamentalmente sono delle aziende, ognuno guarda al suo proprio fatturato di voti e quindi poi di ecco, cosa. Però ti saresti c'è aspettato... Scritto, c'è tutto un capitolo sulla... Sì. Sulla politica che sì, tratta questo. Ma ti saresti aspettato che Renzi, a distanza... Cioè, in fondo, se tu ci pensi, in un anno è cambiato veramente tutto. Renzi si è fatto il suo partito. Pensavi che si facesse... uscisse dal PD? Probabilmente è una logica aziendale pure quella. Voglio dire, farsi un partito vuol dire farsi bottega e poter gestire la bottega... come meglio si crede. Poi magari dietro ci sono delle intenzioni pregevoli, non lo metto in dubbio, ma ormai sono talmente tante le botteghe che non ci si capisce più niente. O quantomeno sono magari le stesse botteghe che anche cambiano insegna. È molto particolare. Lo stesso che ne apre una, quindi poi più o meno... Altro chiude, l'apre, cambia l'insegna, prima vendeva rosticini, poi dopo vendono detersivi, non si capisce molto, almeno io che non ho questa attenzione morbosa, mi piacerebbe più che facessero là che parlassero, mentre ecco, parlano sempre... Ma che cosa sempre... non va, secondo te, in questo nostro paese, da un punto di vista proprio di classe dirigente? Non lo
lo so, non è che sia così addentro all'argomento. Credo che la politica abbia il... Da come la vedo, forse è qualunquista quello che dico, ma abbia il cittadino non come fine ma come mezzo. E questo è il problema principale. Cosa ti ha dato questo libro? Scrivere questo libro. Cosa mi ha dato? Sì. Mi ha dato la possibilità di, come ti ho detto prima, di muovermi in un territorio di comunicazione completamente differente da quello che ho praticato per 40 anni, cioè quello della parola televisiva. E mi ha permesso di lasciare qualcosa di importante, senza dubbio, ai miei figli, ma credo a tutti quelli che abbiano voglia di confrontarsi con il pensiero non ipocrita, sincero, di un uomo come tutti quelli che sono qui, uomini e donne, che hanno vissuto e che osservano ognuno col proprio setaccio di personalità e di vita quello che ci circonda. Cosa può pensare il Signore, cosa posso pensare io? È un modo per confrontarsi, ma in assenza di ipocrisia, perché tendenzialmente, soprattutto noi, che abbiamo una posizione privilegiata nella società, privilegiata per quello che riusciamo a guadagnare, privilegiata per quello che ci viene riconosciuto, eccetera, eccetera, tendiamo a camminare sulle uova quando parliamo, non vogliamo avere problemi di nessun tipo perché potrebbe compromettere quella comodità sulla quale siamo seduti. Io questo problema non ce l'ho mai avuto né in televisione, figurati se ce l'avevo in questa opportunità che mi sono dato. E poi perché con questo libro continuo la mia attività di sostegno al CERS, è una onlus fondata dal dottor Renato Berardinelli, che ci permette ogni anno di poter assistere un numero sempre maggiore di famiglie con bambini con gravissime patologie, bambini che devono essere nutriti artificialmente, respirano artificialmente, devono evacuare artificialmente e potrebbero essere sostenuti in questo solamente all'interno di un ospedale. Noi garantiamo invece una presenza infermieristica professionale fissa alle famiglie per poter gestire questi bambini a casa loro, in modo che così la famiglia non si spacca e i bambini che già sono vessati da questa situazione, quantomeno in un ambiente familiare, respirano qualcosa di un po' più docile e meno alieno di un ospedale, per quanto magari negli ospedali si adoperino tanto e bene per loro. Devo andare un attimo in pubblicità, poi torniamo con Paolo Bonolis. È il suo perché parlavo da solo. Ma te lo dicono loro. E me lo fanno cenno.